Adesso andiamo a parlare di un aspetto medico, vogliamo parlare di artrosi? Avevo difficoltà nel camminare, avevo difficoltà nel salire le scale, nel scendere le scale, nel fare i movimenti più semplici diventavano i movimenti più difficili. A parlare così è Franco Pecenini, ex difensore della Roma. Una brutta artrosi aveva compromesso il suo ginocchio. Se nelle fasi iniziali farmaci e infiltrazioni possono bastare, nei casi più gravi la soluzione arriva da una protesi. Diversi gradi di artrosi, diverse le alternative oggi disponibili. Materiali sofisticati e abilità del chirurgo. Un mix vincente a patto di non strafare. Allora, questa è Annalisa Azzurro che appunto ci ha fatto così vedere in modo molto rapido che cosa accade quando c'è un problema di artrosi. Tra l'altro un grande numero in Italia ne soffre. Allora io do il buongiorno e il benvenuto al professor Paolo Cherubino. Buongiorno, grazie di essere qui a TG2 insieme. Grazie. Lei è già presidente della SIOT, quindi past president della SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Sì. Quindi chi meglio di lei, aggiungo io. Poi abbiamo una paziente che è Stefania Ranelli, buongiorno, grazie Stefania di essere qui con noi, e Sara Severoni, lei fa parte del consiglio direttivo ANMAR, ovvero l'associazione nazionale che riguarda appunto l'ortopedia e traumatologia. Più o meno? Più o meno, non è proprio così. Più o meno, diciamo che l'Associazione Nazionale Malati Reumatici. Malati Reumatici ha in particolar modo, sì, questa missione che è quella di seguire le malattie reumatiche in tutti i suoi aspetti. All'interno di queste c'è l'osteoporosi, ovviamente. Certamente. Allora, professore, parto da lei, sa perché? Perché la domanda gliela rivolgo subito, ovvero quanti sono in Italia? Che numero di persone è affetto da una patologia come quella dell'artrosi? Beh, dicendo una parola, tanti, anzi tantissimi. Diciamo che dobbiamo fare una distinzione tra i pazienti affetti da artrosi e i pazienti affetti da una complicanza scheletrica di una malattia reumatica. Questa è la prima distinzione che dobbiamo fare. L'artrosi non equivale all'invecchiamento, sono due cose diverse. L'invecchiamento di una struttura scheletrica è fisiologico, ce l'abbiamo tutti col passare dell'età. L'artrosi è una malattia vera e propria, che può essere primitiva, cioè non si capisce bene perché viene, oppure secondaria a qualche cosa. Questo qualche cosa può essere un difetto di fabbrica. Diciamo, se paragoniamo le nostre articolazioni alle sospensioni di un'automobile, non certo, si può pretendere... Certo, perché del resto siamo una macchina. Io dico una macchina talmente perfetta, però siamo una macchina. Non si può pretendere che le sospensioni della Ferrari, spero che si possa dire, siano simili a quelle di una Panda, perché sono due macchine diverse. E così anche noi siamo costruiti dai nostri genitori con delle articolazioni che hanno una struttura, una tenuta che è diversa a seconda dell'individuo. E questo è il primo punto. Secondo punto, non ci dimentichiamo che, ahimè, la traumatologia, come ricordava lei, specialmente nel soggetto giovane, è estremamente frequente. Se interessa un'articolazione, questa articolazione può andare incontro a un processo artrosico anche in un soggetto giovane. Questa è la seconda cosa da tenere presente. Terzo, come diceva prima la signora, ci sono le localizzazioni delle malattie reumatiche alle articolazioni, e anche in questo caso le articolazioni si ingrippano dopo un lungo periodo di sofferenza e di infiammazione. Ecco, quindi se noi teniamo conto 1+1+1, diciamo che indipendentemente dall'età, indipendentemente direi anche dalla sintomatologia dolorosa, le persone affette da artrosi sono veramente tante. Sono molte. Mi dica. Calcoliamo che oggi come oggi in Italia si opera con interventi di protesi, quindi in articolazioni che ormai sono direi completamente rovinate, che necessitano della sostituzione, tra anca, ginocchio, spalla, gomito, caviglia, più o meno
250.000 persone l'anno. Però tantissime, professore, un bel numero, insomma. Ma non è ancora sufficiente il numero degli interventi che facciamo rispetto alla richiesta che abbiamo. Alla richiesta, immagino. Tant'è vero che immagino. I grossi centri hanno delle liste d'attesa molto che lunghe. Sono lunghe. E la signora Stefania è un po' che annuisce con la testa, intanto perché io vorrei partire da lei. Allora, lei mi diceva ieri nella nostra chiacchierata al telefono, io ho avuto un problema alle mani, se non sbaglio, sì, no? Sì. Quindi che cosa le è accaduto? Ovvero comincia con un dolore imponente, poi si fa sempre più pesante, il dolore è quasi insopportabile. Che cosa accade? Sì, soprattutto si comincia con un dolore alle mani, poi questo dolore aumenta sempre di più, soprattutto la notte. La notte è una cosa allucinante, non si sa dove già queste mani sul cuscino per terra fuori dal letto. Ma questo, professore, mi scusi, è proprio una caratteristica che la notte si acuisce il dolore? Ma è una questione di posizione o perché? Perché, come dice il proverbio, di notte tutti i gatti sono bigi. Cioè, praticamente la sintoma... Questo vuol dire che ci aiuta a capire bene. Nel senso che di notte tutti i processi infiammatori di solito si riacutizzano, ecco. E questo è dovuto al rallentamento che c'è della circolazione, eccetera. Nella sintomatologia lamentata dalla signora, una parte è una sintomatologia diretta scheletrica, ma molto probabilmente il formicolio è da ricercarsi in una componente tipo diversa. La famosa sindrome del tunnel carpale, di cui abbiamo sentito parlare tanto, è che è dovuto al rigonfiarsi delle guaine dei tendini flessori che schiacciano il nervo mediano e danno questa sensazione di formicolio. Ma proprio il dolore. Quindi lei aveva il dolore forte alle mani, sì, signora Stefania? Per cui ho cominciato poi con gli antidolorifici, poi... Certo. La fisioterapia, ma il tutore, soprattutto per immobilizzare le articolazioni del pollice, quindi così, e poi sono arrivata all'intervento, che è stato un intervento di rizoartrosi, prima sulla mano destra e poi sulla mano sinistra. Quindi ma lei ha subito un intervento a tutte e due le mani? Sì. È stato risolutivo l'intervento? Sì, diciamo che non ho più dolore, certo non ho più la manualità e la funzionalità, soprattutto nella mano sinistra come prima, però... L'importante è non avere dolore. Però la signora Stefania mi diceva, i dolori non finiscono mai, perché è arrivato al ginocchio. Sì, no? Che ho una forte artrosi al ginocchio e non mi sono mai decisa a fare l'intervento, per cui ci ho camminato sopra, le cartilagini sono andate e adesso penso di dover ricorrere proprio... alla protesi, perché... Anche perché poi il dolore diventa... Il dolore al ginocchio è insopportabile, perché limita anche, diciamo, il movimento. Certo. A questo proposito... Che poi il peso va a gravare quando si sta in piedi, si tende a appoggiare sull'altro ginocchio, no, professore? Quindi magari si sbilancia la spina dorsale, quindi poi... Certo, cambia la postura, eccetera. Ecco, io prendo spunto dalle parole della signora per ricordare un fatto. Sì. Che l'artrosi... si manifesta con un fatto clinico. Il fatto clinico è il dolore, in primis. Benissimo. E il fatto clinico secondo è il difetto funzionale di un'articolazione. Queste sono le due cose importanti. Ricordiamoci che non si operano nelle radiografie, nelle risonanze magnetiche, ma i cristiani. Questo è tutto fondamentale. Mi piace questo che sta dicendo, fondamentale, sa, professore, è vero. Perché... capita nella vita di tutti noi che facciamo questa professione, mestiere, chiamiamolo come ci pare, può capitare che per esempio un paziente venga curato per un anno e più a un ginocchio perché nessuno l'ha visitato e magari il problema è un problema dell'anca. Questo può capitare. Può capitare. Sì, sì, può capitare assolutamente. E la cosa fondamentale è che l'indicazione la dobbiamo dare sulla base dell'esame clinico del paziente. Noi, anche se ortopedici, che hanno sempre una cattiva fama di solito, siamo sempre dei medici e ci dobbiamo prendere cura dell'individuo nel suo complesso. Certo, la cosiddetta anamnesi, no? La storia del paziente. E l'esame clinico. E l'esame clinico. Allora, io volevo sapere anche l'importanza in questi casi di un'associazione, perché ecco, una signora tipo Stefania magari può avere una rete a cui far riferimento, è così? Assolutamente sì. Il ruolo e la missione soprattutto di un'associazione come l'Associazione Nazionale Malati Reumatici, che effettivamente opera in tutta Italia, avendo una rete di 17 regioni che operano insieme a questo centro nazionale, si occupa appunto di dare corretta informazione e di sensibilizzare queste persone che ogni giorno
hanno il bisogno di essere sostenuti, hanno il bisogno di avere la giusta informazione, la corretta informazione. Noi su questo ci stiamo battendo moltissimo, soprattutto non solo nell'informazione che facciamo ogni giorno attraverso le attività dell'associazione stessa, ma anche aderendo con progetti come può essere stato Storia di Vita in Movimento, aderendo a tutti quelli che sono gli eventi che danno al paziente e comunque alla persona che domani, certo, potrebbe essere affetta da questo, importanti l'importanza, per conoscere, per sapere. Sì, l'importanza di conoscere qual è la giusta qualità di vita per prevenire questo tipo di patologie, per avere comunque un corretto funzionamento di se stessi, ma anche di mantenere il movimento e la funzionalità. Su questo noi siamo sicuri di lavorare costantemente e cerchiamo di supportare il paziente come fosse un vero corollario, un vero ponte tra il medico di medicina generale, lo specialista in particolar modo, e la persona affetta da patologia. Molto spesso queste persone sono disorientate, tendono a migrare verso orizzonti lontani. Ecco, si capita da un medico all'altro, non si percepisce bene qual è la problematica. È vero, professore, che spesso è così. Storie di Vita in Movimento, che è un progetto che io sono andata un po' a sfrugugliare, che lo trovo molto interessante. In che cosa consiste? Intanto mi immagino quanto sia importante la qualità di vita, certo, della persona. Storia di Vita in Movimento è un progetto che è stato approvato, anche patrocinato anche dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia durante la mia presidenza, insieme appunto all'Associazione dei Malati Reumatici e alla Società dei Medici di Medicina Generale e di Terapie Primarie. Cosa vuol fare? Vuole cercare di informare i pazienti, in primis, che il movimento è necessario. Con questo non dico che tutti devono diventare Rambo. Spieghiamo un po' che cosa vuol dire movimento, perché le persone magari pensano che adesso devono buttarsi in palestra e andare a fare 3 ore su un tapirulan. Non è questo, vero? Non esageriamo. Guai, ecco, no. Non esageriamo, perché poi con un dolore al ginocchio poco si allora, può fare. Il discorso è molto più banale. Se lei ha un ingranaggio un po' arrugginito, cosa fa? Gli dà olio e poi lo fa muovere. Certo, di solito si fa così. E questo, se noi facciamo il paragone a noi come automobile, dobbiamo fare la stessa cosa. Un po' d'olio, cioè potrà essere l'antinfiammatorio, l'integratore, cioè quello dipende da individuo. Un aiuto, certo. Esatto, un analgesico, cioè tante cose possono essere date. D'altro canto però bisogna che il movimento rimanga, anche perché come in un ingranaggio arrugginito, se noi lo lasciamo l'ingranaggio poi cricca, e lo stesso è per le articolazioni. Quindi se lo scopo è da un lato di cercare di rendere un'attività soddisfacente nella vita di relazione normale degli individui affetti da un'artrosi o da una malattia reumatica, peggio ancora, specialmente nelle fasi iniziali, d'altro canto si cerca di ritardare il più possibile l'intervento chirurgico. Ritardare il più possibile, che però non deve essere basato su una campagna di terrore fatta al paziente. Cioè non è che il paziente deve essere oggetto di un attacco terroristico, l'intervento chirurgico produce dolore, fa qui, fa là. Tra le tante ci sono, appunto, che hanno fatto la cattiva fama degli ortopedici come individui che procurano dolore, l'allucevaldo, intervento terrorizzante. Cioè, si dice... queste sono tutte quelle storie che non sono storie di vita in movimento. Intanto, professore, mi permetta, allora è bene, come diceva anche la nostra Sara Severoni, che bisogna rivolgersi a degli specialisti attenti, capaci, quindi ecco, serve anche questo un'associazione, perché a volte, ripeto, magari si va a imbattere con figure professionali non proprio del tutto chiare, specialmente quando ci sono questi dolori importanti, professore. Quindi ci sono però dei fattori che vanno così a rendere, ad acuire magari una problematica che può essere tipo quella della signora Stefania, o no? Fattori possono essere senz'altro l'immobilizzazione. Se lei ha un'articolazione, ripeto, un po' arrugginita e la immobilizza, chiaramente questa è destinata a peggiorare più rapidamente. D'altro canto, se la sovraccarica, ovviamente il discorso è lo stesso.
Quindi è giusto dare una corretta informazione su quello che si può fare, storie di vita in movimento, che non vuol dire divento Rambo in 3 giorni e non vuol dire però faccio il malato cronico per tutta la vita, punto. Secondo, non ci dimentichiamo che la chirurgia ortopedica oggi ha delle soluzioni a moltissimi dei problemi, soluzioni che devono avere una giusta indicazione, devono essere fatti con buon senso, e questo è estremamente importante, in modo da rendere il paziente efficiente assolutamente quando è necessario. Evidente. Quindi, né troppo presto né troppo tardi. Né troppo tardi, nel momento giusto. Volevo chiedere una cosa alla signora Stefania. Lei in famiglia aveva qualcuno che aveva questo tipo di patologia, questa sofferenza di artrosi, oppure no? Che lei sappia, che ricorda, magari ha chiesto. Ma non credo. Non le sovviene questo? Perché la mia domanda è ovviamente ereditario, un discorso di questo tipo, un problema di artrosi. Diciamo ereditario, no. Una tendenza familiare c'è. Ah, ci può essere, c'è una familiarità. Sì. Ma una ereditarietà riconosciuta assolutamente a oggi non è dimostrata. Non è dimostrata. Senta Sara, invece appunto per l'esperienza che ha lei in qualità proprio del consiglio direttivo di questa associazione, quanto c'è bisogno affinché venga fatta un'informazione giusta per i pazienti che non sanno dove rivolgersi, a chi rivolgersi? Beh, c'è assolutamente bisogno e ce n'è bisogno ogni giorno, questo è indubbio. Noi abbiamo una stima di quelli che sono oggi i pazienti affetti da artrosi, sono circa 4 milioni. Questo significa che sono moltissimi. Però, bel numero, eh? È un numero importante, è un numero che speriamo sia identificativo soprattutto per e possa dare una rilevanza scientifica anche insomma, da parte della SIOT, anche da parte degli specialisti, certo. Per poi renderci conto di come trattare questo tipo di patologie, di come trattare questo tipo di pazienti, per renderli ancora una risorsa economica e sicuramente non un peso sociale. E tutto questo è possibile attraverso la corretta informazione, attraverso la sensibilizzazione, attraverso un'educazione alla qualità di vita. Ha toccato un tasto importante proprio sul fatto economico, assolutamente, la Sara, perché giustamente lei dice se poi il paziente arriva che è troppo tardi, alla fine sì, grava veramente sul Servizio Sanitario Nazionale, assolutamente, per forza, sì, non se ne esce così. Riteniamo che l'informazione, la corretta informazione, su questo io puntualizzo molto, la corretta informazione molto spesso arriva da fondi attendibili come quella che può essere, certo, l'associazione, perché comunque collabora con società come la SIOT, collabora con specialisti importanti, collabora con la Società Italiana di Reumatologia. Sono fonti che possono effettivamente dare la giusta indicazione, certo, al paziente. E a cui chiunque può far riferimento e sicuramente ha degli appigli molto molto seri, perché questo mi piace sottolinearlo, e anche appunto possono essere un aiuto quotidiano per chi ha questo tipo di patologia. Io vi voglio ringraziare davvero di essere stati a TG2 insieme, a partire dalla signora Stefania Ranelli. Grazie. Quindi in bocca al lupo per il suo, grazie, ginocchio. Grazie davvero a Paolo Cherubino, avevo il piacere di conoscerlo e di essere tornato a TG2 insieme, e anche a Sara Severoni. Grazie a voi. Perché adesso noi